si è svolto a Roma venerdì 30 giugno 2017 presso la Casa dell'Aviatore il convegno Nove trasformazioni della materia, la via italiana alla futura energia. All'appuntamento sono intervenuti Fabio Cardone, Francesco Celani, Fausto Capalbo, Alberto Carpinteri, Giuseppe Quartieri e Ugo Abundo. Al convegno delle nuove forme di reazioni nucleari e della via italiana nello studio a queste forme di reazioni nucleari, tutti i migliori esperti e i colleghi presenti, in modo oserei dire comunitario, hanno voluto rappresentare i risultati che hanno portato l'Italia al primato scientifico in questo nuovo settore di studio. Fortunatamente ci sono state le persone migliori che hanno presentato i risultati migliori. Questo lascia ben sperare che la nazione italiana mantenga questo primato scientifico, lo conservi e, se Dio vorrà, lo porti ad un'applicazione pratica. Mi occupo delle anomalie termiche, cosiddette fusioni Freddo-Lerna, praticamente dall'inizio 1989. Recentemente, anzi da 5-6 anni, abbiamo un po' rivoluzionato l'esperimento cercando di aumentare il più possibile la temperatura di parete e aumentando il rendimento, e per fare questo abbiamo usato un materiale nuovo, la costantana, che costa poco ed è particolarmente robusto dal punto di vista meccanico e sopporta agevolmente cicli di riscaldamento e raffreddamento anche rapidi e per molte migliaia di ore. Questo è il motivo principale. All'inizio le cose erano promettenti ma molto molto deboli, e poi mano a mano, riuscendo a capire quali erano i problemi di questo materiale, lo abbiamo sviluppato cambiando in maniera anche massiva e il punto di lavoro. Io ho inteso portare a questo convegno un contributo pratico, praticamente indicando quelle che sono le possibili modalità di sostenere lo sforzo di queste eccellenze di ricercatori e vedere in un certo qual modo sostenuto e premiato il risultato delle loro ricerche. Risultato eccellente che ci viene invidiato da tutto il mondo, anche perché è oggetto di un primato che potrebbe capovolgere le situazioni economiche del paese in particolare, ma che riguarda l'umanità in generale. Parliamo di fonti energetiche nuove e dell'utilizzo di queste nuove forme di energia che possono dare una svolta totale. Si tratta di volerle attuare. Dal punto di vista sismico, da circa 4 anni abbiamo una stazione in provincia di Alessandria, a 100 metri sottoterra. Ora, questo fatto di essere sottoterra è un vantaggio enorme, perché vuol dire che noi non sentiamo rumori né acustici né elettromagnetici, ma soprattutto non rileviamo i neutroni che vengono dal cosmo, ma soltanto quelli che vengono dalla Terra per eventi di tipo tettonico. Questo ci consente di avere dei precursori sismici di 3 tipi fondamentalmente, quindi neutroni e radiazioni elettromagnetiche e onde ultrasonore, che si evidenziano anche molto prima del terremoto. Soprattutto i neutroni sono i più anticipatori, perché avvengono circa una settimana prima. Abbiamo visto con regolarità questo, perché noi abbiamo circa uno sciame sismico al mese in occasione delle fasi lunari. Sono piccoli terremoti, ma proprio per questo sono molto importanti, perché proprio l'evento sismico non catastrofico è però regolare, che ci può far studiare questi precursori in maniera molto efficace. L'ITER è un progetto che dura almeno da 30 anni e nelle ultime previsioni l'ITER che ci hanno presentato all'Enea, si cercano la pianificazione dura da 60 a 70 anni. Loro dicono che fra 60 anni si riesce, da 60 a 70 anni, a provare la possibilità che l'uomo può controllare questa fusione che avvenga col confinamento magnetico.
c'è un'altra azienda americana, Lockheed Martin Marietta, che a meno di 5-6 mesi fa ha detto che possono fare la fusione con raggio inerziale e che forse in 10 anni possono realizzarla. In ogni caso la fusione ad altissima temperatura come minimo prevede 60 anni, i cinesi parlano di 30 anni, in realtà siamo molto lontani dal confinamento, cioè al controllo del confinamento, perché se non si controlla il confinamento nell'ovale che allora il fascio raggiunge la parete e si rompe, non avviene fusione e quindi non si controlla l'energia, è un grande problema. Però spendere i soldi solo per quello e abbandonare tutto il questo tipo di ricerca che stiamo vedendo oggi è quindi un discorso grave. Tutto nacque il mio interesse per il settore LENR facendo una sperimentazione a scopo didattico che portò addirittura ad un brevetto che recentemente è stato riconosciuto alla nostra scuola. Noi docenti siamo i possessori della proprietà intellettuale, la scuola ne ha fatti specie l'istituzione nazionale pubblica, il Ministero della Pubblica Istruzione è il beneficiario economico a tutti gli effetti. Ci costituimmo come associazione Open Power dopo questi risultati a scuola, nel 2012 risultati, nel 2013 la costituzione associazione Open Power, siamo nel 2017, quindi soltanto 4 anni dopo siamo arrivati a un convegno quale quello di oggi, dove possiamo vantare il fatto che siano membri dell'associazione i principali scienziati italiani e internazionali nel settore. Oggi hanno accolto il nostro invito, sono stati tutti qui presenti. L'obiettivo di oggi era dimostrare che se si lavora uniti, l'Italia ha le risorse, le competenze tecniche e scientifiche per rivendicare la paternità e l'orgoglio italiano della via nuova verso l'energia del futuro, una via tutta italiana con queste energie alternative che sono state oggetto della discussione di oggi.